Benvenuto, benvenuta al Mentor Live Show. Io sono Fabio Gallerani e oggi sono con Valentina. Valentina, benvenuta nello show. Grazie. Valentina è una violinista affermata e una professionista nel mondo digitale e l'ho invitata in questo show perché Valentina è nel processo di scegliere esattamente la sua specializzazione nel mondo digitale come professionista. Valentina, racconta un po' la situazione. Tu sei una social media manager, aiuti le attività a migliorare il fatturato attraverso la creazione di presenza online. Esattamente qual è il tuo dubbio e il problema che andiamo a risolvere in questo show? Sì, innanzitutto come social media manager mi piacerebbe specializzarmi nel mio territorio. Quindi il mio territorio è l'Alta Langa, quindi le aziende con maggiore influenza sono aziende agricole, in particolar modo le cantine. Siccome in zona sono molto conosciuta come dal punto di vista artistico, mi piacerebbe unire le due cose e fare in modo di creare una connessione, una coerenza con il mio aiuto come social media manager per le aziende agricole, forse fornendo anche un pacchetto extra o una qualche organizzazione artistica o eventi musicali in più, oltre all'aiuto prettamente digitale, quindi anche aggiungere magari anche una cosa fisica alle esatto, attività che aiuto. Tua passione è suonare il violino, sì. E dici invece di farlo solo magari in teatro e durante gli eventi, perché non combinare, visto che ci sono un sacco di turisti stranieri, esatto, che magari vengono lì a degustare. È un'ottima idea. In questo momento tu hai scelto le aziende agricole e le cantine, perché alla fine nella mia zona sono aziende agricole di nocciole più che altro e di vini, quindi nocciole. L'hai fatto solo per un tema business o perché ti piace? In realtà perché ho un'esperienza familiare nel campo delle nocciole. Ah, ok. Quindi sei esperta del settore. E come ti trovi a lavorare con le aziende agricole? Qual è la difficoltà che trovi più spesso? Cioè, a livello social, digitale? A livello social manca proprio tanto quella parte digitale. Tante credono ancora di poter andare avanti a livello tradizionale, facendo la classica pubblicità ancora fisica con i manifesti o piuttosto che la cartellonistica, e non Quante puntare sono tutto le aziende agricole nella tua nella zona? Mia zona? Tante. Tipo numero? Un centinaio, solo intorno nell'Alta Langa. 100. Quanti clienti vuoi tu? 100? No. Beh, puoi gestire tu? Più possibile. 4, se 5. Non posso gestirli io, mi organizzerò per gestirli. Ok, proprio vuoi andare big. Partiamo da 3. 3 che ti pagano, insomma, 1000-1500 al mese, no? Come sarebbe? Sì. In modo che puoi gestirli tu, perché poi dopo certo, se devi delegare. Inizialmente. Certo. Ok. Cosa devi fare? Allora, innanzitutto devi posizionarti come l'SMM esperta di quello che fai, nel senso che primo step devi avere un caso studio. Ora, tra le aziende agricole, parli di nocciole e vino, quale scegliamo delle due? Perché sono due cose opposte, cioè non è che il vino e la nocciola sono la stessa cosa. Quale scegli? Che può combinarsi col violino, eh? Attenzione, perché forse non lo so, mi immagino più una cosa sul vino, perché sul vino è più legato al turismo, anche esatto. Se di nocciole stiamo andando forti in vabbè zona. Certo, perché c'è proprio la crema nocciola, IGP dell'Alta Langa, esatto, lì. Però il violino con la nocciola non ha senso, quindi i turisti vengono a farsi le degustazioni nel Langhe oppure è più una roba da Toscana? Forse col vino potrei anche abbinarlo, cioè anche in altre regioni, mentre con la nocciola è più difficile. Sì, quindi io me potrebbe la vedo diventare anche in Toscana, me la vedo bene. Esatto, quindi tu dovresti specializzarti in aziende agricole, vinicole, e parti dalla tua zona. Uh-huh. Io non so se loro organizzano già eventi in cui c'è la degustazione di vino. A livello musicale sono stata contattata per fare un evento dove loro volevano fidelizzare i clienti che già avevano, quindi organizzavano dei concerti o delle cene in vigna. Ah, bello. Dei pranzi, delle degustazioni direttamente nella vigna. Però questo è un plus che tu puoi dare, esatto. Non è il tuo focus. Il tuo focus è andare dall'azienda agricola e dirgli: sono Valentina Ava e aiuto appunto aziende agricole, vitivinicole come la vostra, a utilizzare i social media per aumentare il fatturato. Ora, possono reagire in due modi. Non ci credono, ci credono. Quelli che non ci credono, gli dici ciao.
o hanno già una parte marketing. Ok, bene, non avete bisogno, però tu gli dai un report comunque e dici guarda, okay, voi avete una parte marketing che vi sta facendo perdere XY, perché quelle che hanno la parte marketing sicuramente hanno intenzione di investire lì e non sanno quali sono gli errori. Tu con il report gli permetti di fare in modo di liberarsi del dubbio di cosa sta andando male, perché sicuramente hanno dei problemi. Quindi il report tu lo dai a tutti. Il tuo obiettivo però è darglielo dal vivo. Ma prima di andare in azienda, tu devi avere una presenza digitale. E il fatto che tu suoni il violino è ottimo, perché non è il punto d'entrata il violino, è il punto dopo. Perché tu quando fidelizzi 3 clienti e loro ti pagano già per gestire i social, tu gli puoi dire, guarda, un'idea. Perché non creiamo un evento e lo promuoviamo sui social e facciamo anche questo intervento con me? Puoi diventare addirittura socia di quell'evento, cioè nel senso che se tu proponi non ti fai pagare come artista, ti fai pagare come management musicale. Ti propongo questo evento, posso performare anche io, però lo organizziamo insieme. 100 euro a testa, 30 persone e tu ti prendi un pezzo di quella torta. In questo modo tu puoi elevare la tua carriera come artista, continuare ad essere conosciuta per essere una persona di classe, perché alla fine chi degusta un vino Barolo nelle tue zone, insomma, arrivano anche persone che vengono da lontano per farsi l'esperienza. L'esperienza senza una violinista non è bella. Cioè, io facevo eventi, i violinisti sono veramente l'alta classe della musica, ma soprattutto negli eventi privati. Immaginati una cena dove tu sei SMM di un'azienda agricola, ma hai questo potere di potenziare la loro offerta con il tuo intervento. Questo però non deve stressarti nel senso di dire lo devo fare per forza, che tu continui a fare concerti nella tua passione di suonare il violino. Lo metti come plus, cioè tu sai, offro il mio servizio SMM, ma poi dopo so che posso dare questo valore aggiunto. La cosa importante però è che ti devi posizionare con il tuo sito e i tuoi social. Magari fatti un servizio in cui sei con un calice di vino, un servizio in cui sei suonando un violino con una coppia e gli fai una foto lì, così le persone già vedono il futuro, dicono cavolo, lei è esperta di aziende agricole e vitivinicole ma suona il violino, quindi i creativi, gli imprenditori creativi, e tu hai bisogno di 3 clienti che immaginano, non 3 clienti di vecchio stampo che fanno fatica a darti i soldi per lavorare, e a questo punto fai bingo, tu hai bisogno veramente solo di 3 clienti, perché poi ok ti danno magari 1.500 a testa, ma puoi upsellarli in altri modi e fare più business. Quindi la parte musicale me la consigli come pacchetto sul dopo. Sito in più? No, dopo. Non devono neanche vederla. Ah, ok. Tu devi essere conosciuta come l'artista che potenzia le aziende agricole e vitivinicole, gli permette di avere dei servizi extra che non fanno dipendere il loro fatturato solamente dalla vendita del vino, ma anche da eventi, e tu gli dai le istruzioni per farlo. E poi la parte artistica è la tua parte finale, nascosta, tanto se vanno in giro ti conoscono già per quello, non c'è bisogno che mi metti, che se me lo metti lì mi confondi. Il tuo obiettivo è vendimi una cosa poi un'altra, se ne hanno bisogno e se tu decidi di farlo, perché se sei un artista lo sai che lo fai per piacere, non è che ti pagano, perché è giusto così, però deve esserci anche una tua voglia di farlo. Come ti sembra? Fantastico. E qual era il problema prima di iniziare questo show? Sì, il mio dubbio era proprio se mantenere coerenza, cercare una coerenza tra le due cose, o andare a laser proprio solo su SMM per aziende agricole. SMM, per vino, la tua persona come violinista la tieni come immagine personale, ma non la forzi nella tua attività SMM. Okay. Fine. Quindi anche sui miei profili social continuare a mettere... Però inizia a mixarlo un po' con calici di vino. Perfetto. Calici di vino, magari una foto in un'azienda agricola. Ci serve un caso studio. Scegli un'azienda magari che conosci e cerca di fare in modo di partire. Se non è un caso studio non è facile. Però con le competenze che hai non è neanche giusto che lo fai gratis. Quindi cerca di partire questa strada e se vedi come ti senti, ok?
Perfetto. Fantastico, mi piace un sacco. Ok, questo è il Mental Life Show, io sono Fabio Gallerani, lei Valentina, ti lascio anche il foglio con... questo è il piano strategico, veramente capibile solo da me, ma anche da lei che l'ha visto. Sarà la prova dell'inizio di tutto quanto. Ti riguardi il video e poi dopo lo metti in pratica. Se non ti sei ancora iscritto al canale, iscriviti, attiva le notifiche e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!